Ciao a tutti e bentornati su Pro Kitchen. Io sono Luca Di Martino, il vostro chef. Oggi in questo meraviglioso video andiamo a fare il risotto con gli asparagi. Mamma mia, non vedo l'ora. Comunque ragazzi, come al solito, subito subito un bel like, attivate la campanella delle notifiche. Se siete nuovi sul canale, iscrivetevi, non perdiamo altro tempo e andiamo col video. Gli ingredienti di cui avremo bisogno oggi sono asparagi, scalogno, sedano, carote e cipolla, riso carnaroli, parmigiano, burro e ricotta salata. La prima cosa da fare è partire con il brodo. Le carote vanno pelate perché la buccia fuori è un po' amara, potrebbe rovinare il nostro sfondo. Una volta pelate, togliete il picciolo della punta e siamo a posto. Se volete le tagliate anche a metà. Sedano, anche questo a metà. Questo dovrebbe essere il vostro risultato finale. La mezza cipolla adesso noi la andiamo a piastrare. Ragazzi, qua abbiamo pentole, padellini, tutto sul fuoco. Ovviamente la più grande è per il brodo. Quindi andiamo a gettare dentro sedano, carota e poco poco sale, ma poca roba proprio. Nella pentolina antiaderente mettiamo un cicchettino di olio extra, pochissimo. E qui andremo a mettere la nostra cipolla. Ragazzi, deve letteralmente bruciare da questo lato. Questo lo facciamo perché la cipolla bruciata andrà a insaporire tantissimo il nostro brodo vegetale. Mi raccomando, non fate mai arrivare a bollore il brodo. Deve sempre sobbollire. Allora, ragazzi, è arrivato il momento degli asparagi. La cosa fondamentale è quella di tenere le punte. Visto che è per due, io terrei 6 punte, 3 a testa. Il resto lo andate a tagliare una parte a rondelle. Della dimensione un po' che volete voi, cioè secondo me così più o meno è la misura migliore. Quindi questo dovrebbe essere il vostro risultato finale. Questi qua più piccini li metteremo in cottura, mentre con questi facciamo una crema adesso, così diventerà super verde. Vedete ragazzi quello che volevo dirvi? Così adesso, mettetene brodo. E la padellina antiaderente che abbiamo utilizzato per brasare la cipolla, adesso noi, vi ricordate le punte di asparagi? Le ho tagliate a metà e le andiamo a brasare in pentola. Questa sarà la parte croccante del nostro riso, solo da un lato e solo dal lato del taglio. Facciamo un piccolo giro di sale, pochissima roba, e le lasciamo qua tranquille, un fuoco al minimo. Bene ragazzi, come potete vedere, l'acqua qui è arrivata a bollore come il brodo. Infatti il brodo lo mettiamo al minimo. Andiamo a mettere dentro i nostri asparagi con i quali faremo poi la crema. Devono cuocere 3-4 minuti. Ok amici, come potete vedere, vedete che belli che sono? Stanno colorando, così sono perfetti. Andiamoli a togliere e teniamoli da parte, così ci serviranno solo alla fine. Anche se si raffreddano, non importa, perché tanto comunque li andremo a mettere sul riso molto caldo. Bene, altra pentola, adesso ci mettiamo lo scalogno, poi il riso e il burro e tostiamo. Perfetto ragazzi, è il momento di tagliare lo scalogno, come al solito lo facciamo in maniera super sottile. Facciamo tanti piccoli tagli in verticale, poi in orizzontale. Fate attenzione alle dita, per favore. E poi andiamo così. Guardate che trito super fine. Guardate che roba. È così che si taglia lo scalogno. Così tutti gli oli essenziali rimangono qua. Se invece noi avessimo fatto questo lavoro qui, si sarebbero tutti fatti assorbire dal tagliere. Vedete che è asciutto? Andiamo con lo scalogno, mettiamo una noce di burro e andiamo subito a mettere il riso. Perfetto, così piano piano, eh. Poi nella lista degli ingredienti mi sono dimenticato di mettervelo prima. Ci va anche ovviamente vino bianco per sfumare. Gli asparagi sbollentati sono pronti. Li versiamo tutti qua dentro, coliamo bene. E poi un trucchettino per raffreddarli sotto l'acqua è questo. Mettete lo scolapasta dentro la pentola, la mettete nel lavandino e aprite l'acqua a filo, ovviamente freddissima. Così, guardate. Anche tenendola al massimo, difficilmente salteranno fuori. Noi adesso lo mettiamo al minimo e li lasciamo raffreddare. Guardate che bel colore che hanno. Questo darà super colore al nostro riso. Un modo per capire quando è giusto iniziare a tostare il riso è quello, con questa parte della mano, di toccarlo. Quando sentite che è molto molto caldo, allora è pronto per essere sfumato. Sentite che rumore? Mi raccomando, fatelo sfumare tutto. Dopo aver sfumato, mettete un pizzico di sale. Non girate. Vedete che non c'è più parte liquida, vuol dire che il vino è evaporato. Quindi partiamo con uno e due mestoli di brodo. Vedete che colore ambrato? Questo è derivato dalla cipolla. Va bene, amici, i nostri asparagi si sono raffreddati. Andiamoli a mettere in un contenitore alto. Io ho scelto questo qua in vetro, ma potete usare davvero quello che volete. E con l'aiuto del mini beamer andiamo a fare una crema. Guardate che colore che ha. Qualcosa di incredibile. Questo dovrebbe essere il vostro risultato finale. Amici, siamo arrivati a metà cottura, quindi a questo punto
andiamo a inserire i pezzettini di asparagi che avevamo antecedentemente tagliato. In più mettiamo un pochino della nostra crema, ha veramente poca roba, eh? Deve essere meno della metà, perché il problema qual è? Che più la facciamo cuocere più diventa scura. Invece noi vogliamo che sia un verde, che bisogna mettersi gli occhiali da sole per guardare questo risotto. Vedete? Adesso già ha preso un pochino di colore, ma vedrete alla fine. Ok ragazzi, siamo arrivati quasi a fine cottura, quindi andiamo ad aggiungere tutta la nostra crema. Aiutatevi sempre con un leccapentole. Se non ce li avete, c'è la mia lista dell'attrezzatura in descrizione. Sono tutte cose che io provo e uso realmente in cucina, quindi vi potete fidare assolutamente. Poi se avete problemi, dubbi, quesiti da pormi, sarò lieto di rispondervi. Adesso gli ultimi minuti di cottura e ci siamo. Visto che siamo a fine cottura, ragazzi, io inizio a prepararmi il mix per la mantecatura. In questo caso ho deciso di usare della ricotta salata, uno perché ce l'avevo in casa e due perché, ragazzi, è la svolta. La mettiamo insieme al parmigiano. Io gratto sempre su un tovagliolino, così, vedete, rimane tutto bello pulito. Poi, questo è il trucco. Burro, ragazzi, direttamente dal freezer. Questo è congelato. Il burro congelato aiuta a fare una mantecatura pazzesca, perché lo shock termico del meno 20 del burro mischiato agli amidi del riso, che sono comunque a 98, 96, 100 gradi, creerà proprio una crema pazzesca. Va bene ragazzi, è il momento di mantecare. Vi consiglio sempre di mettervi un canovaccio ovunque vi appoggiate, possibilmente se vi appoggiate su una base fredda. Io qua in cucina non ce l'ho, quindi rimano così. Questo è il nostro riso. Andiamo di burro congelato, ricotta e parmigiano. E l'altro trucchetto dei trucchetti è, non disturbarlo, lascialo così per almeno 40-50 secondi. Ok ragazzi, adesso mantechiamo. Il brodo non buttatelo mai via prima della fine della cottura, perché magari, come si può vedere, adesso siamo un po' al limite, nel senso che sì, ma è un po' troppo denso. Quindi adesso faccio sciogliere bene tutti i grassi che abbiamo appena aggiunto. Non potete capire che cacchio di profumo c'è in questa casa adesso. Aggiungiamo un pochino di brodo. Oh yes, ora ci siamo, guardate che bello che va a chiudersi da solo. Questo è un risotto all'onda, vedete? Che va a chiudersi. Andiamo a impiattare. Sempre dal centro. Lavorate con la punta del coltello che vi aiuta ad essere più precisi. Si apre lievemente. Con la pinza andate a prendere magari le parti un po' più grandi che stavano scappando sui bordi, visto che vogliamo fare i fighettini Super Kitchen. E lo andiamo ad aprire bene. Ok. E andiamo a chiudere il nostro piatto mettendo le punte degli asparagi al contrario. Vedete che belle che si vede tutta la brustolitura che abbiamo fatto prima in pentola. Ed ecco qui il mio risotto agli asparagi. Eccoci giunti al consueto momento dell'assaggio. Oh cazzo, ma voi siete pazzi. Ma quanto è buono. C'è una roba incredibile, perché i pezzettini che abbiamo messo hanno comunque un po' di consistenza, quindi sotto il dente lo senti. È molto cremoso, c'è l'acidità un po' dallo scalogno e un po' dal vino bianco, cioè una roba mostruosa. Ragazzi, provate a rifarlo, taggatemi su Instagram, e se non ci provate a farlo siete un po' picchiatelli. Vi lascio in descrizione tutti i quantitativi, così non avrete problemi. E come al solito ragazzi, se il video non ti è piaciuto, mastica. Ciao!